Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi la Juventus, o meglio, ieri la Juventus ha lanciato una nuova puntata di Ask Giocatrice. L'altra volta era stato, se vi ricordate, Ask Cecilia, avevamo fatto delle domande a Cecilia Salvai. Oggi è il tempo di Petronella Ekrot con l'Ask Petronella, che alla fine è stata, diciamo, l'artefice, uno degli artefici più importanti di questo scudetto e di questa Coppa Italia, in quanto ha segnato in una settimana il gol scudetto a Verona e il gol del vantaggio in Coppa Italia a Parma. Chiaramente qua riporto le domande a cui ha risposto, perché è giusto, cioè riporto le mie perché io riporto più che altro quello che ho chiesto io. È stata molto gentile, come al solito. È durata meno dell'Ask Cecilia, quindi ha risposto un po' meno, un po' a tutti, però metto tre domande, tre mie domande ha risposto. Diciamo che io ho tartassato parecchio Twitter. Infatti, se vedete, se andate a cercare su Twitter, ci sono le mie domande e ci sono tutte le domande hanno una risposta di Colpo Gobbo che è venuto a tartassarmi su ogni domanda, rispondendomi come se fossero domande inerenti a lui. Ciao Colpo, come sempre. E niente, allora iniziamo con le domande. Così vediamo, insomma, tra l'altro Nella che io vorrei ricordare che è una delle giocatrici più importanti anche a livello di immagine della Juventus, perché è una di quelle che ha più carisma e insomma e ha un canale UEFA, e nel canale UEFA We Play Strong mi sembra si chiami, con altre giocatrici di altri paesi. Quindi sicuramente una giocatrice che ha un bel, oltre ad essere una bellissima ragazza, ha veramente un ottimo seguito anche a livello mediatico. Allora, la domanda più semplice è: qual è il miglior ricordo? Cosa ti porterai dietro di questa stagione principalmente? E lei ha detto, e lei ha risposto, ovviamente le risposte in inglese, sotto c'è la traduzione, in quello che ho postato, vedete c'è sotto la traduzione. E lei ha scritto: per terminare, è terminata il termine della stagione. Qua il traduttore di Twitter è micidiale. Comunque, la fine della stagione: non solo per aver vinto i due trofei, ma anche per aver segnato due gol, come ho detto prima, e tanti obiettivi importanti raggiunti. E uno dei migliori ricordi è stato giocare all'Allianz Stadium, una delle cose più belle che io abbia mai sperimentato. E poi Ask Petronella, sapete, ovviamente, per una ragazza. Giocare all'Allianz Stadium davanti a 40.000 spettatori, per gli uomini può sembrare una cosa normale, per il calcio femminile è l'alba di una nuova era. Oggi ho riguardato gli highlights delle partite più importanti di questi 2 anni di Juventus Women, o perlomeno di quelli che hanno assegnato trofei, quindi partita col Brescia, partita col Verona, partita con la Fiorentina di Coppa Italia, e ho guardato però anche quella della Premiera all'Allianz Stadium. Nonostante non sia un trofeo, però alla fine nel calcio femminile questo è vissuto quasi ancora più, è ancora più importante di scudetti, coppe. Cioè, questa è veramente la vittoria del calcio femminile italiano. Quindi, e anche le straniere se ne rendono conto, perché comunque all'estero è diverso, però nessuna gioca in stadi come l'Allianz. Quindi, a meno che non va in Spagna, che si stanno prendendo, adesso si stanno prendendo un po' tante, però anche in Svezia non è che sono aperte, ma ovviamente comunque non hanno l'Allianz Stadium. In Spagna, tra Wanda Metropolitano, mini stadi, in Francia pure, in Germania pure, pian piano ci si sta ampliando, e questo fa solo che bene al movimento. E adesso domanda di una banalità, direi incredibile, perché l'ho fatto anche l'altra volta e la rifarò ancora, perché sarà una domanda: cosa provi a giocare nella Juventus, o come è stato giocare nella Juventus? E lei ha risposto: è stata una delle mie più grandi avventure della mia vita, una buonissima esperienza, è diverso rispetto alla Svezia, ma sono molto felice di avere l'opportunità di essere qui e di svilupparmi come giocatrice. Insomma, diciamo che è una domanda un po', una risposta a una domanda abbastanza scontata, però comunque fa sempre piacere sentire il suo punto di vista. Avevo fatto altre domande, però ovviamente non è che poteva rispondere solo a me. E alla fine mi ha risposto su la cosa più assurda. Le ho chiesto: qual è il tuo piatto preferito? Ah, devo essere sincero, il primo pensiero, il piatto preferito è stata una domanda per far vedere che chiedevo tanto. E alla fine mi ha risposto, tra l'altro rispondendomi per prima a questa domanda. La risposta di Petronella è stata: in Italia adoro la pizza italiana, è la migliore pizza che abbia mai mangiato. Tra parentesi lo dico io, cioè grazie, vorrei anche vedere, che abbiamo mangiato in tutta la mia vita, e anche tacos, tacos, cioè.
dall'Italia al Messico. Così, a caso. Cioè, però vabbè, insomma, questi non si discutono, però che la pizza italiana sia la migliore del mondo, cioè, grazie al piffero direi anche, cioè, non voglio vantarmi troppo, ma in Italia credo che la pizza sia uno dei piatti principi della cucina italiana, quindi. E niente ragazzi, queste sono le mie 3 domande che ho fatto a Nella. Mi manca la Juventus Women da giocare, da vedere giocare la Juventus Women, veramente, perché questo finale di campionato maschile, ste voci, cioè io col calcio femminile veramente, oltre a essere appassionatissimo, mi aiuta veramente a staccare la spina da quello maschile e tutte le scorie che porta dietro. E cavolo, sta mancando, vedo che iniziano i mondiali. Ragazzi, chiudo qua il video, questo era il mio ask con una delle ragazze fondamentali per questo scudetto e per questa Coppa Italia. E a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!